Un uovo pipa, sì, se un uovo pipa, sì, se meno a me casa. Ascolta, il dottore arriverà anche prima o dopo. Aspetta un attimo, tranquillo, calmati, stai tranquillo. Porta a me casa. Ascolta, nonno, dopo andiamo, ti assicuro che andiamo. Mi scusi, ma che fretta ha? A sua moglie che l'aspetta a casa. No, sono vedovo. Ah, mi scusi, no, non sapevo, mi spiace, mi spiace. Ah, ti dispiace, mi no, mio caro, non vedevo l'ora. Ah, se avessi, finché ieri viva, da speranza che sa se strasse. Sai tu cosa che ho fatto scrivere sua casa? Carta d'identità, potenzialmente vedovo, ho fatto scrivere. Cosa che ti dici, nonno? Che te eri sempre tacame, nonna, dai, che ti amavi un sacco. Ma adesso il fa tanto il gradasso. Sì, la mattina quando si sveglia va a vedere l'urna che è cenere da nonna che avevo questo in casa, capio? E te vedi che fa un sospiro dopo il parte questa giornata. È e poi dillo che a te manca. Sì, sì, è vero. Ogni mattina vado sulla cosa dei ceneri, no? Verso. E controllo che sia ancora là dentro, neanche un graneo non va a venire fuori che non si rincarna oggi da stare dentro sarà. Son tappero e rametto domani mattina. Ma basta! Benvenuti a Call Center Cortesia Speciale Natale. Sentiamo che abbiamo in linea per raccontarci i suoi problemi inutili. Salve, mi chiamo Paolo. Niente, sono un po' preoccupato per quello che succederà dopo Natale, perché cioè? Ho una moglie tanto rompitotani io. Ah beh Paolo, siamo in tanti nelle tue condizioni, che cos'ha la tua in particolare? Niente, che ho paura di fare le cose fatte male quando è il momento di sbaraccare albero, presepio, adobi, mettere via tutto, poi lei se sbaglio mi cava la vita, capisci? Sì, ho capito il problema. Allora, vuoi dei consigli da me insomma? Consigli. E, intanto c'è il divorzio, che è sempre il consiglio principale di questi argomenti. Comunque, certo. Se vuoi mantenere il tuo status, ti consiglio una grande attenzione su quello che andrai a fare. Punto primo, statuine mette via bene in ordine una a una, ognuna nel suo giornaletto di carta, a volte proprio da carta, per non rovinarle. Perché vara che costa. Una follia, costano una follia. Una follia. L'anno scorso ho comprato i tre remagi che avevo perso, va bene? Ho speso 200 euro di statuine. Che ho detto, guarda, che potete darmi anche quella con l'oro finto, che va bene, lo stesso è. Non certo, è che devo certo. Portarglielo veramente al signore. È una rappresentazione, ecco, va bene. E dopo altri consigli? Un altro consiglio, non buttare via niente. Guarda che l'angelo che l'ha ne scatoio in fondo da 20 anni a sta parte, l'anno che ti ho buttare via e a femmina l'anno dopo cercherà dicendo dove si andrà l'angioletto, ha detto butta via, ha detto butta via, voglio metterlo sul presepio, quindi sta attento, va bene. Poi un'altra cosa, non perdere i gansetti verdi quei che ti su e baete su piccate sull'albero, va bene? Ora che la fisica quantistica ha dimostrato che dato un numero di baete che c'è sempre manco gansetti e l'anno prossimo, quando che non ti trovi, te troverai con due baete in mano e non sarà quella dell'albero. Accidenti, devo stare attento. Sì allora, ecco. Ok, grazie. Ultimo consiglio, butta via il muschio, quello puoi buttarlo via, se no l'anno prossimo è pecore invece mangiare muschio e mangia sbrise, va bene? Ecco. Grazie signor Duilio, grazie. Prego e auguri. Ah, che giusto, buon Natale anche a lei. No, dicevo auguri qua, femmina. Grazie, stesso, grazie. Buon Natale. Comunque buon Natale. Certo, buon Natale.